When talking about racism, people always think only white people are racist. I've been thinking about this and many people are asking questions on this. Why don't you join me? Let's go out asking people if black people, Africans, are also racist or not. What do you think? Are Africans racist or not? Please, please leave your comment down below. Don't forget to like the video, subscribe to the channel, hit the bell so that whenever I put any video there, you'll be the first person or among the first people to get it and watch it. My name is Nyako Blanks in Ebenezer and we are watching Voice of Africa, the voice in the world that is. I would like to thank all my subscribers and viewers for making it happen. You give me a reason to do whatever I am doing and I thank you for that. Please share the video to loved ones so that they can also subscribe. I want you to be part of the first 100 subscribers and we celebrate all together. Well, let's go out, ask people if black people are racist or not. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Mi piacere chiederti una domanda. Africani sono razzisti, vero o falso? Secondo me è falso. Perché falso? Qualcuno forse lo è, come lo sono tanti italiani, tanti europei. Però di base secondo me il razzismo è per poche persone, ignoranti, perché in realtà non c'è motivo di essere razzisti verso chi ha il colore della pelle diverso dal nostro o la pensa diversamente o segue un'altra religione. Siamo tutti uguali. Tante persone dicono solo bianchi sono razzisti. No, sicuramente esiste anche il fenomeno al contrario. Certo, quello che emerge più spesso è il razzismo dei bianchi come fenomeno sociale, storico, per quello che le persone di colore hanno subito nella storia. Però forse oggi esiste anche al contrario, forse c'è anche qualche asiatico che è razzista nei confronti dei neri, qualche nero che è razzista nei confronti dei bianchi. Questo ci sarà sempre, credo, però spero che sia una cosa destinata a scomparire poi col tempo, anche perché ormai con la globalizzazione siamo destinati a vivere tutti insieme, per cui... Ti ringrazio. Ti ringrazio. Good morning. Morning. Please, can I ask you a question? Yeah, for sure. Black people, okay, meaning Africans, are racist, true or false? Yeah, it's a question for every kind of people. That doesn't matter of color or skin or religion. In every community, you have different kinds of people, so that doesn't matter which color of them. Are they black? Are they from Asia? Are they white? Every community you have different kinds of people bad on you. That's all. So there are also black people, African people who are also racist? They can be. They are not. I'm not saying they are racist because they are black. I'm just saying that you have percentage of people which are racist or they are not racist. It doesn't matter if they are black or they are white. In every community you have a different kind of people. Thank you very much. Thank you very much. Ciao. No. Buonasera, signore. Buonasera. Beve, piacere, posso chiedervi una domanda? Secondo voi, africani sono razzisti, vero o falso? No, secondo me no.
Perché no? Perché sono da un popolo che si integra abbastanza bene, cioè a contatto con gli europei. E perché la gente pensa che solo bianchi sono razzisti? No, magari pensano che gli europei sono razzisti, ma no, non tutti. Okay. Cioè, ci sono, io penso che ci siano in Europa, magari ci saranno anche in Africa, in tutti i continenti. Cioè l'uomo sì, indipendentemente da colore, religione, e un po' di razzismo dietro c'è. Grazie mille. Grazie proprio, mille. Datato da magari dall'ignoranza. Mm-hmm. Da non... È un messaggio per la umanità. Peace, love, pace, amore. Oh, grazie mille. Buonasera. Che cosa pensi se gli africani sono razzisti? Vero o falso? Gli africani sono razzisti? Sì. A volte penso che gli stranieri a volte possono essere un pochino più che razzisti, un pochino diffidenti. Allora può sembrare razzismo, no? Mi sono spiegata? Hai conosciuto una persona razzista che sia africana? Ma razzista no, però un po' diffidente a volte, che ha paura di avvicinarsi perché magari ha paura di essere marginato. Però io conosco tanti africani, ho tanti amici africani. E non sono razzisti? Senegalesi, no, no, direi di no. È un messaggio per la umanità? Cercare di volersi bene, distinguere il bene dal male, che siano bianchi, che siano di un'altra nazionalità. Però sempre stare tutti dalla parte del bene, uniti, sono assolutamente d'accordo, siamo tutti insieme. Grazie, okay. Mille, un saluto ai cani. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Grazie. Buonasera. Sì. Sono razzisti? Vero o falso? Falso. Poi c'è, come in tutte le razze, ci sono le eccezioni. Ci sono anche probabilmente africani razzisti, come ci sono bianchi razzisti, cinesi razzisti, ma è normale, nella natura umana, sicuramente. Sicuramente. E lei che cosa pensa? No, io non penso niente, perché va bene, sono russa e penso che comunque dipende dalla persona. Tutti può essere, come dire, anche in famiglia crescono tutti i bambini uguali, uno piace questo, altri quella, no? Chiaro. E quindi questa è una cosa individuale. Però dove il razzismo diciamo cosa non è bella. Diciamo bisogna che dove c'è nazionalismo, dove c'è uno spirito nazionale molto forte. In Italia? E può essere il caso della Russia. Figuriamoci, dove è nato il fascismo? No, ho detto lo spirito della nazione. Figuriamoci, cioè, da tu, noi. Tu sei orgogliosa di essere russa? Io orgogliosa. Esatto. Allora, no, abbiamo tanti africani che studiano all'università in Mosca, migliore questi studi. Quelli che sono tu molto orgogliosi tanti della loro provenienza. C'è un rischio maggiore che può esserci qualche razzista. Russe, sempre contro russe. Ma allora, ma non l'ho detto russe. Un messaggio per l'umanità. Messaggio per l'umanità che... Bisogna valere bene tutti, valersi bene. Questa è una cosa bella. Amore si salva tutto. Ecco. Il colore della pelle non c'è. Bisogna che ci sono delinquenti bianchi, delinquenti neri, delinquenti gialli. No, che c'entra neri? E ci sono persone brave, bianche, nere, gialle. Ok. Grazie ragazzi. Buone cose. Grazie. Buonasera. Una domanda. Gli africani sono razzisti? Vero o falso? Secondo me no. Però alcuni che hanno magari avuto esperienze con i bianchi li odiano perché hanno anche un buon motivo per farlo. Quelli che conosco io no. Chiaro, e se qualcuno ti dice che un africano è razzista, quindi non credi? Secondo me no. E se questo è di un altro paese?
Vabbè, se lui è razzista. Se siamo nell'Africa. Vabbè, cioè, se lui è razzista, allora è razzista un po' per lui, cioè. Ok, è vero, è vero. È un messaggio per l'umanità. Io odio i razzisti principalmente, cioè io veramente mi dà fastidio le persone che disprezzano altri senza un motivo. Invece tu? Più o meno per me è la stessa cosa, non lo capisco. Ok, capisco, bueno, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora, Max, su cosa? Allora, io... Buonasera. Buonasera. Sera. Allora, gli africani sono razzisti? No. No. Non vero o falso? No. No, falso. No. Falso. Allora, perché? Perché? Perché noi lo siamo? Boh, non lo so. Non l'ho mai capito. Io... Ma gli africani non sono. Non sono. Ma magari vorrei sapere perché. No, secondo me anche loro sono razzisti. Anche loro, perché? Sì, perché va da persona a persona. Ad esempio, io non lo sono, ma se un altro è. Secondo me non è giusto, ma ognuno ha la sua opinione. Mm. E se qualcuna persona ti dice che un africano è razzista? Secondo me è sbagliato. Tu credi o no? Io se lo dice lui. Non lo so. Io ascolto il suo pensiero, ma secondo me è sbagliato. A parer mio è più. Siamo più noi. Che siamo razzisti nei loro confronti. Ah, loro no. Io, cioè, loro sinceramente... possono essere, anche essere razzisti, noi no. Cioè, sì. Può essere secondo il paese. Sì, magari io che vado in Africa, magari alcuni africani mi potrebbero vedere male, io non lo so. Ok, va bene. È un messaggio per l'umanità? Non siate razzisti. Lo dico lì. Non siate razzisti, ognuno è diverso e aspettate. Ma alla fine accettate uguali, il prossimo, cioè, cambia solo. Tutti siamo uguali. Non è che. Non ci sono razze che ci dividono. Giusto. Ma tutti pensate uguali? Sì. Ok, grazie mille. Grazie. Prego. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, buona serata. Andiamo. Andiamo a fare. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera. Per piacere, posso chiedervi una domanda? Sì. Africani sono razzisti, vero o falso? Ma io credo sia abbastanza falsa come cosa. Perché è falsa? O meglio, non penso sia possibile generalizzare. Come effettivamente parlando degli italiani, dire che gli italiani sono razzisti effettivamente non è una cosa che si possa dire. Come che gli italiani non sono razzisti, perché al tempo stesso è vero che ci sono molti italiani che oggettivamente lo sono. Penso che tutti noi possiamo averne esperienza nella vita di tutti i giorni, purtroppo. E se gli africani sono razzisti, vero e falso, anche qui secondo me non è possibile generalizzare, perché io non posso essere nella testa di ognuno. Per cui non ne posso avere la certezza che un africano, adesso senza pensare necessariamente a chi intraprende questi viaggi della speranza per venire qui in Europa a cercare una prospettiva migliore, che sicuramente non è possibile definirli razzisti, perché chiaramente sono persone mosse dal desiderio magari di migliorare la loro condizione di sopravvivenza, oltretutto magari un desiderio. E arrivare a trasferirsi in un posto così lontano da casa propria, non penso che una persona possa essere considerata razzista, nel senso non c'è neanche da porsi la domanda, spostarsi a così tanta distanza da casa propria per sperare in un futuro migliore. Africani che rimangono nel loro paese, non lo so, può essere, nel senso, io non sono nessuno per dirlo che non sono razzisti, sarebbe buonista come cosa, no? E, però, cioè, categorizzando gli africani come tutti gli africani sulla faccia della terra, direi di non credo. Vi ringrazio. E secondo lei? Sì. Secondo lei? Penso le stesse cose che adesso ho detto. Tutto scritto. Okay, va bene. Vabbè, andiamo d'accordo. Andiamo d'accordo. Va bene. Vi ringrazio. Grazie. You are welcome back home.
you heard it all. For me, I will make my final suggestion with a video for you and tell you what I think about racism and how to deal with racism, because I am a black person myself and I think there might be also black people who are racist. What do you think? Leave your comment down below. Voiceofafrica.online is coming as blog, a site where you're going to get everything about Africa. African music, African dressing, everything about Africa that you really want to know. Please check it out. I'm going to leave the link down below. Thank you very much. My name is Nyako Blankson Ebenezer and you are watching Voice of Africa. Ciao, ciao.